Benvenuti, benvenuti alla cucina di Camilla. Oggi è una puntata dedicata alla Pasqua. Saluto Mario Mauro che è qui con me. Mario, Mario, ma che Oh, buon pomeriggio. stai Stavo cercando l'articolo sulla cucina di Camilla facendo? su questa rivista. Infatti, bravo Mario, dai primi di aprile ci sarà una rubrica dedicata proprio alla cucina di Camilla. Mario, benvenuto, ci Grazie. parlerai di tante curiosità legate alla Pasqua. E prepareremo anche un menù pasquale oggi, mi sembra giusto, Certo. legato alla tradizione, ma anche con delle piccole idee innovative. E lo faremo con un amico, lo chef dello Zenzero, Bruno De Francesco. Benvenuto Bruno, ormai non ti Buongiorno. presento più, che ti Ciao, ma presento infatti, qua? ma io non Dai lo so, Bruno, io non lo forza, mettiti so, al ormai. lavoro. Ma sei solo Ma quando Bruno mai non posso stare solo io? Non sono uno? No! più capace, sto invecchiando, E te l'ho già detto. ma poi chi c'è? E Bruno? c'è Bruno 2, no, Due la è vendetta! Ecco, ovvio. Bruno, due la Come vendetta! sempre c'è Bruno 2 insieme a me, è Allora, ovvio. io direi, È oggi ovvio, prepareremo questo menù, abbiamo detto che è un menù da proporre durante le feste è ovvio. pasquali. Certo, E faremo siamo un qui è per uovo con questo. fonduta di pecorino, punte di asparagi e gamberetti. Perfetto, si è preparato. Prepareremo poi un agnello su crema di patate alla nocciola e gocce di cicoria. Ed Bene. infine una pastiera smontata, Smontato, così si dice, smontato, sì, alle smontato. gocce d'acqua di fiori d'arancio. Oh, Ma che meraviglia! Ma questo è un menù pasquale, vero Mario? Davvero raffinatissimo e legato alla tradizione comunque. certo, Allora, ovvio. io direi di iniziare, Bruno, con la Partiamo prima subito. ricetta. Direi Allora, proprio di sì. partiamo immediatamente con l'uovo che viene immerso in questa fonduta praticamente. Quindi abbiamo del latte per preparare la fonduta. Sì, cosa dobbiamo fare? Abbiamo bisogno del latte e di un Sì, benissimo. pecorino, va bene? Che cosa facciamo? Col pecorino andiamo a creare questa cremina praticamente, va bene? Quindi mettiamo il pecorino in un contenitore che poi potremo, dove poi potremo frullare, va bene? Sì, Quindi un quindi contenitore alto, alto, bene. diciamo. La stessa quantità di pecorino ci mettiamo il latte, ok? Benissimo. Facciamo velocemente in questo modo e lo mettiamo a bagnomaria, va Ecco, bene? Quindi già è semplicemente. acceso, qui Sì, deve andare i fuochi lentamente. sono i Sì, miei perché io io non qua mi non mi fanno fare permetto, niente, mi fanno scolare la però pasta. quantomeno. Accendere i fuochi e aprire il forno, Mario, basta, non mi fanno fare altro. Preparando Sì? la fonduta, andiamo subito. Bruno adesso mi dà una mano perché Bruno oggi gli 2. abbiamo tolto la parola. Oggi Bruno non Non può parla, parlare, è non può muto. Ok. parlare. Però ovviamente può lavorare, no? Può Certo, lavorare. e dimmi un po' Quindi, che cosa. cosa facciamo? Bruno inizierà a tagliarmi gli asparagi. Che precedentemente abbiamo Abbiamo lessato, lessato, sì, quindi vero? ci serviranno questi Ok, allora asparagi. mentre voi tagliate gli asparagi, Mario, oggi parliamo della Pasqua, che è una delle principali feste, diciamo, cristiane, è una festa solenne. E perché sta Pasqua non è mai fissa? Non sappiamo mai la data della Pasqua, Mario. Svelaci questo mistero. No, è semplice perché secondo la tradizione cristiana, mentre la maggior parte delle altre feste liturgiche hanno una data fissa, come il Natale, ad esempio il 25 dicembre, la data della Pasqua si determina di anno in anno e cade il giorno della Pasqua nella prima domenica Sì? successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di Una cosa primavera. complicatissima Sì, da perché non ci ho dire, capito ma meno nulla. male che l'ha detta Mario, Prima di perché il tuo qualcosa, prima di coprafoglio, non lo qualcosa. so, mi sarei No, già non è molto impapinata, difficile, non è molto poi difficile. Ce la spiega dopo meglio. in privato, prima del brindisi, Prima del non brindisi, dopo, va bene. Senti Mario, voi interrompeteci perché noi qua con Mario, sai, ovvio. Vabbè, certo, conversiamo di tutto e di più. ora io ti spiego un attimo il Ecco, procedimento, dici, così lo sì, facciamo. infatti, tu interrompici Saltiamo quando è al giusto. volo queste punte di Vado, asparagi, vai, accendo, io accendi. accendo i fuochi. Poi saltiamo al volo queste punte di Ok. asparagi con un spicchio di aglio in camicia, mezzo Sì, spicchio di aglio in camicia. Qui già benissimo. possiamo Chiudere? chiudere, sì, Beh, mi perché fanno anche tanto chiudere i lentamente fuochi. qui Cioè, ora possiamo chiudere i andare. fuochi, mi scusi, chef, li poteva anche chiudere lei, Sì, non hai c'era ragione, bisogno ma tu mi hai detto che qui che vuoi chiudessi darci una io. mano almeno in Poi oggi questo, sono quindi. raffreddata, mi lacrimano gli occhi, non mi sento mai, non ho la febbre, nessuna pietà, nessuna Facciamo un pietà. attimino riscaldare un po' l'olio e Sì? mettiamo subito Poi tra queste l'altro devo dirci una punte di cosa, io asparagi. l'aglio in camicia lo amo molto perché Sì.
me è meno pesante. Beh, non lo so, certo, ho questa idea, non so se è veritiera. Si rischia, non mettendo l'aglio in camicia per alcune preparazioni, sì? Di andare a coprire poi l'effettivo sapore dell'alimento stesso. Quindi se noi abbiamo delle delicato. Punte di asparagi che sono già delicate di loro come sì. sapore, l'aglio va giusto messo al volo così, mm-hmm. ovviamente qui per questione di tempo ancora doveva riscaldare un altro pochettino. Vabbè, tu sai Bruno giusto, che qua certo, ti mettiamo a dura prova. Sempre... Bruno mi toglierà dai suoi contatti presto. A breve, anche Mario. Giusto un pizzicotto di sale. Sì. E una macinata di pepe velocissima. Benissimo. Quindi questo è il passaggio per questo interrotto. Adesso andiamo con i nostri gamberetti, abbiamo già pulito sì? il gamberetto, vedi come allora va sgusciato sì, ed va è crudo. Crudo, esatto, sì? lo serveremo crudo. Sì. Lo puliremo, toglieremo la parte il filetto nero e lo condiremo con un po' di olio al limone. Ah, che okay? meraviglia! Adesso procediamo. Io intanto chiacchierò con Mario. Sì. Mario, allora dici un pochino quali sono i dolci pasquali, quelli proprio della tradizione catanzarese, calabrese più in generale. Sì, diciamo che quelli proprio tradizionali che sono un po' in tutta la Calabria sono le cuzzupe e le nepitelle. La cuzzupa, questo termine che come molti della nostra lingua deriva dal greco corona, cuzzupas in greco, per la sua forma ciambella, anche se non tutte le cuzzupe hanno forma ciambella, sì, però poi, insomma si possono fare di varie forme. La forma più comune è quella ciambella, quindi questo è dolce che si cominciava a preparare intorno al mercoledì o al giovedì santo e c'era questa curiosa, potremmo dire, processione delle donne e un po' di tutti i membri della famiglia con le lande, cioè con questi contenitori di cuzzupe impastate che andavano verso il forno più vicino perché nessuno aveva in casa un forno così quindi grande da poter infornare. Andavano a infornare nei forni vicini, ciascuno diciamo, prenotava un determinato orario per poter cuocere le sue cuzzupe e quindi mamma, bambini, ragazzi al seguito portavano queste lande. Naturalmente la cuzzupa è questo dolce, questa non so se è una pasta sfoglia, una pasta frolla forse una frolla, credo, sì, ecco. Sì, una frolla un po' più complessa. Si definisce così, che contiene l'uovo, simbolo di fertilità. Non c'è cuzzupa senza uovo. Senza uova. Io aggiungerei che non tutte le cuzzupe escono col buco, come dicevo. Con l'uovo, perfetto. L'uovo che doveva essere rigorosamente il numero delle uova di numero dispari. Si partiva ad esempio dal piccolino della famiglia che magari si faceva una cuzzupa piccolina, un canestrino piccolino con un solo uovo. Magari ai ragazzi più grandicelli si utilizzava la forma del pesce con tre uova e andando avanti secondo la... Quindi il diciamo, membro poi più importante della famiglia, il capostipite, il papà magari? No, non è quello. Qual è l'ario? Allora sono vedi due. Che questa mia domanda è un po' trabocchetto. Sì. Beh, c'era la cuzzupa da nove uova che doveva essere quello... a forma di cuore per l'innamorato, quindi le giovani fidanzate, le promesse sposa, preparavano una cuzzupa con nove uova per il fidanzato, ma non era nemmeno questa la più importante. No, e io lo so qual era la più importante. Secondo te qual è la più importante? Ascoltiamo Mario. La più importante era quella che si faceva per la suocera, che meritava il massimo rispetto da parte della giovane donna di casa e che prevedeva ben 13 uova. 13 uova la suocera? Sì. Quindi sì. State attenti a casa, preparate una cuzzupa con vostra suocera con 13 uova. Se ci sono delle giovani aspiranti, donne, delle giovani spose, in ascolto, diciamo, sappiano che la tradizione voleva questo. E quindi si preparavano, ripeto, tra il mercoledì e il giovedì, ma non si mangiavano prima della domenica. Quindi perché si preparavano naturalmente, prima, poi si tenevano sì, lì? Sì, si tenevano lì, si mangiavano tra la domenica di Pasqua e di lunedì di Pasquetta o Pasquone, come si diceva. Perché io dico un tempo. Pasquetta e Mario mi dice no, Pasquone. Ormai si usa il termine Pasquetta, ma anticamente i nostri genitori, i nostri nonni lo chiamavano Pasquone. Sto imparando un sacco di cose. Vedi Bruno, devi stare qui, la cucina di camminare. No, e poi vi dirò qualcosa
sul menù di Pasquone, eh? Adesso certo, ecco, completo il discorso delle nepitelle magari poi dopo. La Pasquetta come gita è entrata un po' nel concetto di modernità, andare fuori. Sì, anticamente chiaramente non c'erano neanche le possibilità. Beh sì, quindi per andare fuori si intendeva andare nel quartiere, stare assieme con i vicini di casa, con i vicini di quartiere, si portavano sia queste cuzzupe e si mangiavano così allegramente nei vicoli, nelle rughe, in compagnia, nei quartieri e così insomma l'andare fuori, il pranzare fuori casa significava questo, non ovviamente i picnic moderni, certo, o le gite fuori porta moderne, che insomma, poi erano anche molto importanti dal punto di vista sociale, il quartiere, si cementavano i rapporti umani, certo, assolutamente. Molto più di quanto non avvenga adesso. Allora, un attimino, Bruno, interrompici, perché sennò qua parliamo a raffica. Allora, cosa andiamo a fare? Visto che abbiamo delle uova della cozzupa, andiamo a prendere queste uova che sono praticamente arrivano direttamente dalla certosa. Ma questa è una cosa bellissima, vedi Mario, guarda. I monaci certosini. Proprio i monaci certosini che fanno il timbro. Questo buco è proprio della certosa. Ecco qua, ma loro, naturalmente la tradizione dei monaci certosini che si occupano della gestione dell'orto, dei giardini, diciamo, che sono all'interno della certosa, è una loro tradizione secolare. Fanno anche tanti altri prodotti come ad esempio lo chartreuse, il liquore, non so se lo facciano ancora, ormai non più da noi, ecco, però è nella loro tradizione occuparsi della coltivazione della terra e dei prodotti locali, diciamo. Allora rompiamo l'uovo. Rompiamo l'uovo. Non me l'hanno nel fatto paniere. Rompere a me, sono i fuochi che mi fanno accendere. Rifiuto. A questo punto mi rifiuto. Sempre con me ce l'hai. Sempre con te. Sempre con me. E lo mettiamo in uno stampino. Mettiamo in questo stampino che abbiamo leggermente oliato prima. Ok. Un pizzico di sale. Sì? E Bruno 2 lo manda in Bruno forno 2, direttamente. Bruno 2 con questo vetto appeso qua sei fantastico. Bellissimo. Ma sì, tu ce l'hai il più pio? E qua. Ah, ecco bene. Mario è troppo serio. No, lui non lo Non l'abbiamo costretto a per Pasqua. Ne bastiamo già due, voglio dire. Anche tre. Io faccio la gallina. Okay. Io direi a questo punto che l'uovo è in forno. L'uovo dovrà stare più o meno... Mario, che ti ridi? Io faccio la gallina, ridi. L'uovo dovrà stare in forno, dicevo, 230 gradi per 5-6 minuti, insomma. Giusto. Beh, una cottura... meglio del tentacolo di polipo che doveva cucinare. Un'ora e mezzo, voglio dire. Quindi... E mezza mi ha distrutto. Sì, sì, sì. Ma l'hai rifatto poi, l'hai rifatto il polipo, sì, immagino. Ti dico, quante volte. Mentre aspettiamo l'uovo, possiamo procedere magari, se tu sei d'accordo, con la seconda ricetta. Così direi proprio diamoci una mossa avanti. Qui. Allora, non facciamo... è che perché è Pasqua, la settimana santa, andiamo facciamo a rilento. Facciamo subito questo agnello con questa crema di patate alle nocciole. Sì. E poi benissimo, delle gocce di cicore, vero? Sentito che con delle gocce di cicore. Questo è un menù, tra l'altro, che potete proporre benissimo. Sì, sì, noi scegliamo sempre le ricette più semplici, più meno elaborate possibile, così da ma poterle che fare anche. Poi sono proprio di figura, di rappresentanza. Ci proviamo. Dai. Allora, un filo d'olio anche qui. Vai. Apro il fuoco. Fuoca le polveri. Mario, vuoi venire ad aprire il fuoco? No, non ci tengo, grazie. Cuoca le polveri. Senti, io però scusami, non accendi anche questo perché mi serve anche questo. Mi passa la piastra così benissimo, andiamo avanti anche lì. Dobbiamo fare. Lì andiamo, qui cosa quindi abbiamo messo? Lì dobbiamo mettere un po' di un pochettino di patate lesse. Bruno 2, faccio anche l'assistente di Bruno 2. Adesso accendo i fuochi e sono l'assistente di Bruno 2. Li metteremo delle patate lesse tagliate a cubetti. Sì. Del che latte. Abbiamo quindi queste patate le abbiamo precedentemente lessate. Lessate ovviamente. Ok, sì. Ora Bruno le taglia a cubetti e le mettiamo lì con un po' di latte e un po' di granella di nocciole. Ah, va bene? Che meraviglia! Così poi man mano che le patate si vanno a disfare, prenderanno il sapore della nocciola della e nocciola. Frulleremo tutto quanto insieme dopo in seguito. Beh. Qui abbiamo questa piastra che dovrà essere molto molto calda, mettiamo giusto un pizzico di sale. Deve essere proprio caldissima. Caldissima, sì. Benissimo. Perché e questo facciamolo vedere Bruno, certo, un attimo, questo è un controfiletto di agnello. Un controfiletto di agnello. Lo trovate tranquillamente in macelleria, se no magari lo ordinate precedentemente certo, dal vostro macellaio, così siete tranquilli che per Pasqua avete disponibilità. Sì, certo. Metteremo quindi questa piastra
delle bacche di ginepro. Che poi questa è una piastra, diciamo, anche quelle rigate che abbiamo in casa, sì, possono andare bene. Meglio se non, meglio se liscia. Ok, ecco, deve essere liscia. Ha detto così... lo chef che deve essere Mario. La piastra liscia, senza che fai confusione qua. Giusto per trasmettere il calore uniforme. Non esiste questo rischio. No. La famosa pasta, la ricotta che Mario ha anche cucinato. È rimasta nella storia. È rimasta nella storia della cucina di Camilla. Delle bacche di ginepro, quindi le mettiamo, sì? Così. Quindi sale, bacche di ginepro. E facciamo riscaldare la piastra. Metteremo anche un po' di fiori di lavanda. Ah. Sempre per trasmettere questi profumi, questi odori. Perché poi questi odori, no, Bruno, sono facili da reperire. Magari poi noi non li sappiamo usare in cucina. Invece diciamo bisogna un po' lanciarsi. Sì, non abbiamo l'abitudine. Esatto. Se no sono molto utilizzati e sono fantastici. Infatti, danno è vero. Quel tocco particolare anche ad una ricetta ad un semplice. Piatto, tra poco semplice. Sentirai questo profumo. Già l'incenso l'ho sentito, adesso vediamo quale. Ah, adesso ci divertiamo, tra poco diventerà la cucina fumicata di Camilla. I miei boccoli vanno sempre a migliorare. Senti Mario, mentre loro qui insomma spadellano cose varie, e a parte la cuzzupa, un altro dolce sicuramente della tradizione catanzarese, anche calabrese, sono le nepitelle. Le nepitelle, sì, 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 che sono dei dolci più piccolini. Questa volta il termine non è greco, è latino, perché deriva dal latino nepitedum, che significa, sì, palpebra. Tant'è vero che le nepitelle hanno questa forma quasi allungata, che sembra quasi un occhio, una palpebra. E sono questi dolci tipici che si fanno poi con l'uva passa, con le noci tritate e con la scorzetta di arancia, con il cacao, insomma, ecco, è l'altro dolce tipico della cucina calabrese, mentre che io amo, dice, molto, mi piacciono, sì, tanto, sì, le nepitelle. Sì, sì. Invece per quello che riguarda la cucina meridionale in genere, il dolce pasquale per eccellenza è la pastiera napoletana, sì, e vogliamo ricordarlo. E poi tu hai qualche notizia sulla pastiera? Dopo la diamo. Una chicca veloce. Una tradizione particolare che volevo ricordare delle famiglie catanzaresi, sì, che non è proprio strettamente connessa alla cucina, era la preparazione del grano per l'altare della reposizione, per la quelle piantine, funzione. Mario, che noi le vediamo. Piantine coltivate al buio, sì, messe già da qualche mese, già dal mese di gennaio-febbraio. Si metteva questi semi di grano a germogliare al buio rigorosamente per essere pronti poi nella Settimana Santa e portare in chiesa per abbellire l'altare della reposizione, o detto il sepolcro. Poi parleremo anche, vero Mario, in maniera più approfondita con Don Francesco, sì, che ci raggiungerà. Sì, diciamo le notizie liturgiche, certo, diciamo le spiegazioni della liturgia, insomma della religione e della religiosità cristiana, insomma magari le rimandiamo poi a Don Francesco. Nelle famiglie non la conoscevo, ma quante cose ci dice sempre Mario che non sappiamo. Con i clienti poi mi faccio il figo a Pasqua. Spari queste cose qua, la verità. Mi posso bloccare un attimo, sì, così, sì, continui, vai, vi spiego tu. Quindi qua abbiamo messo, mi ha aiutato Camilla qua. Qua sono stata io, mi hanno fatto girare, figurati. Quindi vabbè. Olio, patate, latte, sì? A coprire, e questa, sì? Grella di nocciole. Benissimo. Ho messo un po' di maggiorana, giusto per dare questo profumo. Quindi la maggiorana. E copriamo, va bene? Benissimo. Qui, come ti dicevo, la piastra caldissima. Va giusto mettiamo, scottato, va Bruno. Scottato da tutti i lati. Ok. E poi ti spiegherò successivamente come lo teniamo in caldo. Poi ti spiego. Insomma, non svegliamo tutti i segreti adesso. Poi... Mario, invece, questo agnello, ora noi lo stiamo facendo chiaramente perché è un po' il simbolo vero, certo, Bruno, della Pasqua. Ha un nome particolare a Catanzaro, proprio catanzarese, vero? Si chiama La Tiana. Può essere fatto con l'agnello, col capretto. Perché si chiama La Tiana? Perché è un piatto che si cuoce in una pentola capiente detta la Tiana, e che comprende, oltre, io adesso non so fare le spiegazioni tecniche come chef, ma insomma comprende i carciofi, le patate, i piselli e naturalmente la carne di agnello, di capretto, come si preferisce, insomma. Però è un piatto proprio tipico della tradizione catanzarese e calabrese in generale. È vero. Quindi eccoci qua. Ok, ci siamo,
questo controfiletto d'agnello, vedi, l'abbiamo scottato, sì, vedi, sì, com'è sì, carino. Bellissimo. Qui c'è un profumo meraviglioso, si sente? Sì. Forse anche i candeli lo sentono. Ha chiuso i fuochi. Lo sentite il profumo là? Sì, si sente. Si sente, si sente. Lo mettiamo nella carta stagnola. Ok. Facciamo questo passaggio. Sì, lo chiudiamo, per bene lo manteniamo in una zona calda, magari sopra il forno caldo. Comunque una zona abbastanza calda, anche vicino alla cucina. Sì, sì, va tenuto caldo caldo. Caldo caldo. In questo modo che succede? L'agnello stesso ridistribuisce i succhi nella carne, siccome è una carne molto magra, sì, quindi va bene per l'agnello come per tutti gli arrosti, è una piccola tecnica veloce in cui praticamente l'agnello ridistribuisce i succhi e diventa poi tenero tenero quando lo dobbiamo tagliare. Ma che meraviglia, quanti segreti. Mario, hai visto, noi impariamo tanto da te, ma anche tu poi apprendi. Per forza, è vero. No? Vabbè, allora, quindi lo teniamo proprio qua vicino ai fuochi, sì, caldo, caldo, caldo. O sul forno, appunto, va come bene, va bene, in un posto, insomma, calduccio. Poi, allora, frulleremo la nostra crema di patate. Sì, che io alzerei un sì, pochino, poi, che tanto, dici? Comunque noi l'abbiamo già fatto. Sì, va bene, questo quindi, diciamo, deve quanto tempo deve stare? Deve stare fin quando praticamente il latte non sarà viene assorbito? Sì, viene assorbito e le patate saranno disfatte, okay. Ce ne accorgiamo. Comunque con le patate già lesse, secondo me 10 minuti, un quarto d'ora massimo va più che va bene. A fiamma bassa. Bene. Ok? Che cosa faremo oltre a questo? Abbiamo lessato un po' di cicoria e l'abbiamo saltata con dell'olio e dell'aglio, semplicemente saltata. E la andremo a frullare per creare appunto queste gocce di cicoria. Sì, queste gocce ecco. Di cicoria, poi noi le abbiamo messe nel sacchetto, vedremo dopo. Una sacca apposta, anche un sacchetto. Comunque, per surgelare, che sì, poi si taglia, sì, si taglia insomma, alla punta. Vedi, Camilla è preparata su queste cose. Sì, 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 perché brava. Io poi cerco sempre le soluzioni, quelle più semplici, certo, da fare a casa. Certo. Allora, noi saremmo pronti con l'uovo. Per l'impiattamento dell'uovo? Vedere? L'uovo come è diventato? Ah, facci vedere, Bruno. Vedi? Praticamente è rimasto il tuorlo che ancora, meraviglia, diciamo, crudo. Va bene? Questo, tra l'altro, Bruno, è uno dei piatti dello zenzero che io amo di più. Sì, vi sì, invito sì, tutti sì. ad andare allo zenzero. Grazie. A provare la cucina di Bruno, perché è davvero un ragazzo talentuoso. La parcella sempre sto. Poi quella passa. Come quindi, sempre. Abbiamo questi elementi. Bruno ha frullato già la fonduta. La fonduta che è diventata di questa consistenza, sì, qui, vedi? Benissimo, una abbiamo cremina proprio. L'uovo. Sì. Il gambero insaporito con dell'olio aromatizzato al limone. Abbiamo già detto che è crudo sì, quindi niente di tartare di gambero crudo, sì. Per chi non gradisse proprio il gambero crudo, si può anche un attimo sbollentare. Saltare, meglio certo. Saltare in padella, sempre può con un po' di aglio. Anche insieme agli asparagi lo potremmo saltare, così diamo questi sapori uniti. E poi c'è le punte d'asparagi. Quindi a questo punto noi dobbiamo saltare. Io direi, Bruno, di impiattare intanto l'uovo. Va benissimo, bene? Certo. Vai via, con l'impiattamento. Andiamo. Bene, allora Bruno 2, noi brindiamo come sempre. No, stavolta brindo pure io. Brinda cioè. Anche tu, è giusto. Ciao Matilde. Ciao Matilde. Bruno, ma che fai? Ma queste sono le decorazioni. Mi sono confuso l'uovo. Che ho sbagliato l'uovo. Ho sbagliato dai, prendiamo uovo. L'uovo giusto. Allora, prendiamo va? L'uovo, lo rivoltiamo così e lo rimettiamo subito nel piatto in questo modo. Dopodiché andiamo a inserire la fonduta che abbiamo preparato prima con il pecorino. Benissimo. Va bene? Poi andiamo con il gamberetto, la tartare di gamberetti che abbiamo fatto. Sì, qui si brinda, qui si brinda. E poi le punte di asparagi. Va che bene? Meraviglia. Questo è mio. No, che no. Non lo tocchi nessuno. Concludiamo con dei crostini di pane che abbiamo tagliato prima, abbiamo e precedentemente infornati, semplici, qualche fogliolina di ulivo, visto che stiamo parlando della Pasqua, e ci sta oggi con qualche foglia di ulivo, un filo d'olio a crudo, come sempre in ogni piatto noi mettiamo un filo d'olio. Questo è uno spettacolo. Vedi? Semplice, semplice. E infine giusto un po' di pepe nero. Eccoci qua. Adesso Bruno, direi di impiattare l'agnello. Ecco Bruno.
dormo due. Guarda come ti ho sistemato, proprio sei in tono con la Pasqua. E Bruno, allora io direi di impiattare l'agnello. Sì. Allora Camilla, procediamo con questa crema di patate, vedi? Facciamo queste piccole. Bella cortosa. Queste tre isolette, sì. Esatto. Sì. Tre isolette, così, molto semplice, molto. Ovviamente poi a casa uno si può sbizzarrire. Dal libero sfogo la fantasia. Come preferisci. Mettiamo qualche fiore di lavanda e qualche bacca di ginepro. Che abbiamo già usato sì. nella cottura precedentemente. Giusto per ricordare poi effettivamente quello che abbiamo usato certo. in cottura, come dici tu bene. Giusto per dare un po' di colore rosso, diamo questa... queste diciamo questi cerchietti di barbabietola, così giusto per dare un attimino uno stacco di colore, va bene? Rendere cromatico il piatto. E andiamo con l'agnello, ti ricordi che l'abbiamo messo l'abbiamo tenuto a caldo, bello tranquillo, in maniera che tutti gli odori, i sapori, vero lo Bruno? Lo serviremo, sì, esatto. Si esaltano. Lo serviremo al sangue, va bene? Ah, ok, va tagliato, quindi sì, a fettine. Sì, lo tagliamo a fettine, possibilmente cercando di tagliarlo un po' in senso obliquo, mm-hmm. vedi, in questo modo qua. Sempre è una cottura perfetta. Io non diciamo lo so. Che ecco, è cotto ci, esternamente ci proviamo, crudo si sia all'interno. Questo va servito comunque, capito, così, perché sennò poi va a... a diventare stopposo. E sì, la carne poi diventa dura. Diventa poi stopposo, va bene? E allora mettiamo questo agnello sulle isolette che abbiamo fatto prima di patate. Benissimo. Vedi? E poi andiamo a completare con la nocciola, un po' di nocciola, vedi? Facciamo tanti piccoli puntini dove capita, giusto per dare sempre quella forma di colore. E ti ricordi che la crema di patate appunto contiene le nocciole, quindi noi dobbiamo sempre ricordarlo. Quello che mettiamo dentro le creme. Certo, che abbiamo usato e prima. Qui abbiamo la nostra cicoria. Cicoria, vedi? Possiamo fare un po' come preferiamo. Che poi vedi Bruno, in fondo è semplice perché la cicoria che noi usiamo normalmente può essere poi usata invece in maniera più originale. Esatto. Quindi completiamo con il solito filo d'olio. Andiamo proprio a condire l'agnello con il filo d'olio, va bene? E poi con un po' di granella di nocciola. Beh, è un piatto davvero strepitoso, Bruno. Potete ripeterlo a pranzo di Pasqua o in questo periodo festivo e fare davvero una bellissima figura, un piatto originale. Io, Bruno, adesso vado a parlare un attimino con Mario Mauro e con Don Francesco che ci ha raggiunto. Te li saluto e ci vediamo nella seconda parte perché prepareremo la... pastiera smontata. Smontata. A tra poco. Mario, diamo il nostro benvenuto a Don Francesco, parroco della chiesa di San Giovanni. Benvenuto qui nella grazie cucina di Camilla. E il periodo che precede la Pasqua, Mario, è la Settimana Santa. Ci sono dei riti che si ripetono. E quali sono i riti principali? Beh, i riti principali dal punto di vista liturgico, poi magari li chiederemo a Don, chiederemo Francesco, a Don certo. Francesco. Diciamo più che altro come dire, le tradizioni che segue il popolo, a parte la Domenica delle Palme, dove tutti portano in chiesa le palme a benedire, poi gli eventi principali si hanno il giovedì e il venerdì santo. Il giovedì santo nella città di Catanzaro, dopo la funzione della messa in cena domini, c'è la cosiddetta popolarmente la visita ai sepolcri, che in effetti bisogna che vedere tutti facciamo la sera, in numero dispari devono essere le chiese visitate rigorosamente dispari. Si chiama diciamo la visita ai sepolcri, anche se più propriamente si dovrebbe dire la visita all'altare della reposizione, però insomma il termine popolare è questa visita ai sepolcri, e un po' tutta la città insomma partecipa a questa trafila, a questa visita della maggior parte delle chiese della città, che ripeto devono essere in numero dispari. Questo è il giovedì. Invece il venerdì è la tradizionale processione dell'Anaca, che è un po' la particolarità della città di Catanzaro, perché un pochino si chiama l'Anaca proprio questa è la particolarità, perché deriva dal termine greco nakè, che significa culla.
E naturalmente è la processione fatta dalle confraternite cittadine, sì. Sappiamo sono 4 nel centro storico e 2 nel quartiere di Gagliano, che portano in giro la croce processionale, la croce penitenziale, per così ripercorrere in segno di penitenza il cammino fatto 2000 anni fa dal Signore carico della croce. E poi ci sono i gonfaloni delle confraternite e le croci sono seguite dalla naca, cioè da questa bara dove viene collocata la statua del Cristo morto, che viene portata in processione, seguita poi dall'addolorata. E fa il percorso. Fa tutto il percorso del centro storico. Parte ogni anno da una chiesa diversa, quest'anno partirà dalla chiesa di San Giovanni. E fa questo percorso, diciamo, per le vie della città, seguita dalla statua della Madonna Addolorata e dal vescovo e dal clero e poi dal popolo che rappresenta un pochino, certo, segue, rappresenta il popolo che è stato affidato alla Madonna, poi dal Signore, tramite la figura di San Giovanni, credo anche questo magari poi forse Don Francesco. Don Francesco. Ecco, la particolarità è proprio questa, la caratteristica della città di Catanzaro, che la naca e di qualche altra città del meridione, sì, d'Italia, che si utilizza questo termine greco naca, che significa culla. E allora, cosa ci fa un morto in una culla? Sembrerebbe una contraddizione, sarebbe proprio dire che sta in un sepolcro, sta in un carro funebre, sta in una bara, insomma cose di questo genere. Dire che sta in una culla è una cosa particolare, proprio perché i nostri antenati simboleggia, ecco, questo continuo rincorrere, questo mistero tra la vita e la morte, perché è vero, ad esempio nel Natale noi festeggiamo la nascita di un bambino, il quale però, per disegno del Padre Celeste, è preordinato ad avere un destino di sofferenza e di morte. Mentre quel giustiziato, quel crocifisso che se ne va al sepolcro dopo essere stato ucciso e crocifisso, dopo un paio di giorni circa, insomma il terzo giorno, risusciterà nuova vita, quindi avrà un futuro, un seguito di vita eterna, di rinascita. Allora questo continuo rincorrersi tra la vita e la morte giustifica l'utilizzo di un termine naca per un giustiziato. Credo che questo sia una cosa importante, tutto il mistero della naca. Della naca. Don Francesco, quali sono invece le funzioni liturgiche legate alla Settimana Santa? Sì, se partiamo dal Giovedì Santo, sì, il mistero che viene celebrato in quel giorno è l'Eucaristia, il dono dell'Eucaristia, è il corpo e il sangue che il Signore Gesù ci dona, ci lascia. E quindi dono di vita, ecco, la visita che Mario rievocava, no, delle cosiddetti sepolcri, o meglio altare, sì, della reposizione, è una visita che porta i fedeli a incontrare questo mistero di dono, di amore, di vita che è l'Eucaristia, ma non semplicemente per vederlo, no, per quindi contemplarlo dall'esterno, ma per poterlo percepire, per poterlo vivere. E in fondo quella sera dell'ultima cena il Signore istituisce l'Eucaristia, istituisce il sacramento dell'ordine, il sacerdozio, e quindi dona se stesso come fonte di vita per l'umanità, per chiunque voglia accoglierlo nella fede e nell'amore. E poi il giorno seguente, il Venerdì Santo, ecco, Catanzaro è caratterizzata dalla naca, processione della naca. E prima, nelle ore pomeridiane, quindi verso intorno alle 15, le 16, nelle diverse parrocchie, nelle diverse chiese, si celebra la passione del Signore, proprio nel momento della morte. E anche la processione, in effetti, rende in maniera quasi plastica, in maniera visibile, il senso della presenza di Cristo. Cristo morto, ma Cristo che va incontro alla risurrezione. Presenza in mezzo al popolo, quindi in mezzo alle case. E in fondo quasi è un segnale da interpretare alla luce della fede. Il fatto che l'immagine di Cristo morto e l'immagine della Vergine Maria attraversino le strade, tra la gente, tra il popolo. Il popolo, significa anche che noi, come cristiani, chi accoglie questo mistero di morte e risurrezione deve renderlo visibile con il proprio esempio, con la propria vita. E Cristo dà la forza. Il fatto che sia morto, vero uomo che muore
per noi e risorge e chiama noi a partecipare alla sua risurrezione. Questo è importante. È vero. Non finisce tutto con la morte, con il sepolcro, no? La risurrezione a cui noi siamo chiamati. Beh, questo significa che l'uomo può risorgere. Già risorgere nel cammino terreno, perché ci dà il Signore la capacità di amare, di rialzarci e sostenere le fatiche di ogni giorno che Lui ha condiviso, e rialzarci proprio con la possibilità di amare come Lui ci ama, e camminare con Lui, risorgere con Lui alla vita nuova. E a proposito, Don Francesco, di questo, ci ha messo Mario in evidenza questa culla, sì, in cui il corpo di Gesù è adagiato, sì, quindi questo mistero di fede, di vita e di morte. Certo, è simboleggiata proprio la risurrezione, cioè nel momento in cui Cristo è deposto dalla croce, è posto nel sepolcro e il terzo giorno risorge, e questo mistero è l'inizio dell'umanità nuova, nasce l'uomo nuovo in pienezza, ed è Cristo, è Lui l'uomo nuovo che rinasce. E non si tratta di una ciclicità di morte, vita, di morte, di risurrezione. La risurrezione è l'evento che dà l'inizio ad una umanità nuova e che poi si compie pienamente. Sì, la nuova vita che è Cristo stesso, e quindi si compie con Lui. E siamo arrivati quindi al venerdì. Il sabato invece è un giorno dedicato alla meditazione, di sosta, alla chiesa preghiera, sosta davanti al sepolcro. Per arrivare poi finalmente alla domenica, che è un giorno di rinascita, di gioia e di letizia. Che ha il suo inizio nella veglia di Pasqua, quindi la notte. Siamo già celebrazione della Pasqua, e quindi è il momento culminante di tutto, centrale di tutto l'anno liturgico, e viene ripercorsa la storia della salvezza, c'è il segno della luce che Cristo viene a portare nelle tenebre, no? La luce che viene a splendere nelle tenebre, il segno dell'acqua, l'acqua del battesimo da cui rinasce la vita nuova cristiana, e c'è sicuramente l'Eucaristia. Quindi e davvero lì abbiamo molto molto di più che un ricordo della risurrezione. Abbiamo una vera e propria, diciamo, memoriale, una celebrazione, cioè che deve poi condurre alla vita, esatto, ad accogliere la parola, accogliere il sacramento per vivere con Cristo. Benissimo, io ringrazio Don Francesco per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E ci vediamo tra poco. Dopo aver fatto due chiacchiere con Mario Mauro, che salutiamo, e Don Francesco, ritorniamo nella cucina di Camilla a preparare un dolce pasquale. Cosa prepariamo, Bruno? Allora, oggi prepariamo questa pastiera smuntata. Smuntata? Smuntata perché effettivamente c'è questa moda di destrutturare un pochettino, certo, il dolce, e noi l'abbiamo chiamata smuntata perché effettivamente poi la serviremo con tutti gli ingredienti separati. Benissimo, cosa serve, Bruno? Allora, serve della pasta frolla. Semplicissima, che possiamo preparare in casa anche con l'aiuto. Questa l'ha preparata mia mamma. Questa è della mamma, però noi massaie moderne possiamo prepararle, sì, anche con l'aiuto di un bimbi, di un elettrodomestico, esatto, qualsiasi. Sì, ma anche a mare, insomma, benissimo. Non ci vuole tantissimo. L'importante è farla riposare in frigorifero, certo, per almeno 12 ore, insomma, così diventa. Magari si prepara la sera prima, il giorno dopo si può usare. Esatto. Bene, allora andiamo con un po' di farina. Facciamo la nostra pasta frolla, quindi tagliamo un pezzettino, impastiamo velocemente con l'aiuto del mattarello che abbiamo qui. Abbiamo qui. Qua c'è anche un bel pio pio, vedi Bruno, sempre presente, ormai ci sta accompagnando ovunque oggi. Tutta la trasmissione abbiamo questo pio pio che sbuca da tutte le parti. Da tutte le parti, sì. E quindi, una volta fatto questo lavoro, con il nostro coppa pasta andiamo a tagliare intanto questo tondo più grande, sì, okay? Che sarà la base della nostra pastierina. Benissimo. E la mettiamo direttamente nella teglia. In una teglia che abbiamo precedentemente preparato con la carta forno semplicissima. Poi ne facciamo un altro che ci servirà appunto per fare quelle che sono poi le striscioline sopra. Ah, bene. Per la pastiera sempre. Va bene? In miniatura ovviamente, perché
Questo è un piatto che noi facciamo monodose, va bene? Ma poi penso che sia molto carino servire monodose il dolce. Certo. Poi andremo molto a vedere più anche carino. Come noi non la faremo cotta questa pastiera, nel senso cuoceremo solo la pasta frolla, tutti gli altri elementi saranno serviti poi. Vi spiegheremo meglio come. Tra l'altro, Bruno, la pastiera, sì, ti leggo, certo, ha origine napoletane, un tipico dolce pasquale talmente buono da essere poi preparato tutto l'anno. Sì, perché la pastiera, sì, è un dolce pasquale che però poi viene ripetuto normalmente, insomma, si trova tutto l'anno. Anticamente si preparava per annunciare proprio la primavera, quindi la Pasqua, l'arrivo della primavera. E il nome deriva da pasta cotta. Pensa un po', io non lo sapevo. Alcune massaie la preparavano con gli spaghetti, i capellini cotti. Per questo pastiera, perché veniva fatta proprio con la pasta. Invece oggi viene fatto col grano. Bene, un'altra informazione. Vedi? Quante curiosità poi si vengono a sapere. Quindi abbiamo sistemato, sì, abbiamo sistemato questi tondini, sì, diciamo, di pasta frolla e le nostre striscette fatte per richiamare, poi vedremo come la pastiera vera. Benissimo. E le inforniamo, vai tu. Oggi il forno è di Bruno. È mio, di Bruno 1. Di Bruno 1. Mentre Bruno 1 ha infornato la pasta frolla, Bruno 2 procederà con la col ripieno. Col ripieno, sì, esatto. Quindi andiamo a fare 250 g di farina di ricotta, perdonatemi, in questo caso vaccina. Sì. E aggiungeremo 40 g di zucchero a velo. Ah, benissimo. Okay? Allora vieni Bruno 1 qui davanti, così, ti riprendono per bene. Poi metteremo. Qua siamo tutto, vedi, proprio in diretta. E qui praticamente poi metteremo appunto questi canditi, appunto, che richiamano la vera e propria pastiera. Sì. Che sono di cedro e di arancia. Il cedro io lo amo tantissimo. A me i canditi non piacciono affatto. Ah, beh, non lo dire, non lo dire. Con le gocce di cioccolato lo sostituisco. Ah, beh, anche, con delle scagliettine buonissimo. Di cioccolato. Ma poi la fantasia di ognuno di noi, anche il gusto, anche lì può modificare la ricetta. Esatto. E quindi andiamo a fare queste striscioline anche di scorzetta di arancia, sempre, sì, per dare questo profumo. Certo. Un pizzicottino anche di granella di pistacchi, di farina di pistacchi, e andiamo a montare con l'apparecchietto della nonna. Che non funziona. Che non funziona. Adesso non funziona. È andata. Andiamo a formare la nostra ricotta, vedi? Si monta in questo modo, sì, qua, molto semplicemente. Una volta fatto questo procedimento, andiamo tranquillamente, quando le striscioline saranno pronte, queste cerchiette, sì, saranno cotte, andiamo ad impiattare il nostro dolce. Il dolce è già fatto, capito? Molto semplicemente, senza andare a fare la pastiera vera e propria che ci prende tanto tempo, andiamo a fare praticamente questo dolce, velocissimo e semplicissimo. Benissimo. Noi ovviamente qui abbiamo già pronte le nostre, perdonatemi, le nostre striscioline, vedi? Di pasta frolla già cotte. E quindi, io direi, Bruno, a questo punto che possiamo impiattare anche il dolce, la nostra pastiera smontata. Giusto? Esatto. Sì. Vai. Bruno, allora procedi con l'impiattamento della pastiera smontata. Eccoci qua. Allora abbiamo messo il primo disco di pasta frolla, sì, quello che abbiamo fatto il più grande. Adesso andiamo a fare questo giro con la ricotta, a farne più strati magari, giusto per dare anche, sì, un po' di volume al dolce, va bene? Benissimo. Per richiamare appunto quella che è la pastiera tradizionale. Una volta fatto questo, facciamo anche qualche altro puntino sul piatto, così. Bene. Dopodiché andiamo a mettere qualche altro pezzettino di frolla in questo modo, e quelle che sono le nostre striscioline, va, sì, bene? Come l'abbiamo vediamo fatto? Dove vanno come messe queste striscioline. Le striscioline come la classica pastiera, ok? Andiamo a fare la griglia sopra. Sì. Sono molto semplice, vedi? Un'idea simpatica. Bruno divertente. Fa tutto semplice. È semplicissimo. È semplicissimo. Un po' di zucchero a velo. Questa e poi mia. Andiamo ad ultimare con i canditi che abbiamo, sì, comunque già messo all'interno della ricotta, qualche goccia di fragola che a me piace sempre che mettere. Che meraviglia la fragola. Questo è un estratto di fragole, basta frullare un po'
di fragoline, ancora un po' di polvere di pistacchi, poco poco, va bene? E infine, visto che è periodo di Pasqua, primavera, l'abbiamo detto in tutte le lingue del mondo, fiorellino di pesco, vedi? Che meraviglia, dolcissimo, bellissimo, e quindi insomma si può fare tranquillamente. Io ora andrei, Bruno, un attimo al riepilogo dei piatti. A tra poco. Bruno, i piatti sono ultimati, vogliamo fare un breve riepilogo, visto che è un menù complesso. Certo. Sì, oggi mi è fatto stancare. Oggi sì, ti abbiamo stressato. Vai. Allora, quindi abbiamo questa fondutina di formaggio pecorino con l'uovo, il gambero fresco, crudo, sì? E delle punte di asparagi. Benissimo. Ovviamente qui abbiamo messo, per richiamare la Pasqua, appunto l'uovo, che è il simbolo proprio, certo, della Pasqua. Della rinascita. Della rinascita. Lì abbiamo l'agnello cotto alla piastra, poi fatto semplicemente nella carta stagnola, su una crema di patate e nocciole e delle gocce di cicoria. Benissimo. Bene. E lì infine abbiamo ovviamente la pastiera che rappresenta proprio il dolce pasquale per eccellenza. Però noi l'abbiamo un pochettino rivisitato, riguardato, l'abbiamo smontata, ecco, come abbiamo e anche dato quel tocco di innovazione che ti caratterizza. E freschezza, direi io pure. Mm-hmm. Sì, esatto, quindi pasta frolla, ricotta, canditi e un po' di pistacchio. Benissimo. Bene. Allora, io direi che siamo arrivati alla conclusione della trasmissione. Anche per oggi. E che dici, Bruno? Io vedo il mio bicchiere vuoto, però. Ecco, è arrivato il maestro Vincenzo. Dello zenzero, come sempre. Ma questo è un appuntamento, ormai, però, sì, immancabile. Compare alle spalle, però. Compare così all'improvviso. All'improvviso, però c'è il suo perché. Vogliamo ricordare il nome? Vincenzo. Carissimo Vincenzo, grazie, anche perché è proprio cade ad hoc. Perfetto, perché sì. Dobbiamo brindare ad una buonissima Pasqua a tutti quanti. Tanti auguri, buona Pasqua, ciao.